ragazza nel vivere un percorso molto bello, molto toccante, straordinario, che ci porta da molto al cuore di Gesù, che siamo molto bello, dove si venera appunto il volto santo, stiamo celebrando la messa in onore del volto santo. A prescindere dalle informazioni storiche su questo benedetto volto santo, perché progrediscono l'ultima volta che sono venuto, era due tra le robe, oggi è stato detto che pensano che sia il superato della sindrome, è come capite accidentale. La cosa importante che ci ha detto il padre prima della Santa Messa è fare attenzione a vivere questo momento come un'esperienza di fede, anche alla luce però di alcuni dati, alcuni che ci dà la scienza, non abbiamo ascoltato, e altri che ci vengono dalla nostra esperienza personale innanzi a noi. E attenzione, non facciamoci mai ingannare, diciamo,
avanzati, perché tutti quanti questi super VIP, super belli, super miliardari, la sera prima di andare a dormire stanno male, quando mi entrano, se ci riescono, non è quasi con se stessi. Il conto di Gesù Cristo dice anche un'altra cosa, non è soltanto lo specchio, ma è anche una dichiarazione d'amore. Cioè, io per l'amore tuo, io e più bello dei figli degli uomini, sono diventato brutto per farti l'intervento. Ha preso su di sé le nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Cioè, Gesù non ci ha amato per scherzo. Hai detto qualche volta che Francesco dice: bisogna sporcarsi le mani, ma dove sporcarsi le mani? Cioè, Gesù ha dato per sporcarsi le mani. Gesù è entrato fino in fondo a prendersi, a farsi carico di tutto, purtroppo, il letame, la bellezza che ha prodotto noi, tutta presa su di sé, fino a essere sfigurato, fino a entrare dentro la morte, per poi, nell'anno della risurrezione, cosa dice Gesù? Ti trovi in questo modo, guardiamo soltanto che ti faccio più bello e ti faccio diventare uomo o donna, da mezzo nostro che sei diventato, ma ti faccio diventare uomo o donna di Dio, già da qui, non soltanto. Ultimissima cosa, facciamo in modo di fissare bene, lo raccomando e non lo commento, gli occhi di Gesù. Voi sapete che lo sguardo dice tutto, lo sguardo è un mezzo di comunicazione fortissimo, importantissimo. Da come ti guarda, capisci quello che prova per te. Allora io non commento niente sullo sguardo, lo sguardo sarà la vostra esperienza personale dinanzi a questo volto. State davanti a guardatelo negli occhi, sia per ricevere il suo sguardo, ma sia anche per dare il vostro sguardo. E questo lo fatto anche quando stiamo davanti a Gesù Cristo, come lo guardiamo a Gesù Cristo, come è il nostro sguardo. Voi sapete che sono sguardi, sono guardati, c'è lo sguardo indifferente, c'è lo sguardo incandesco, c'è lo sguardo arrabbiato, c'è lo sguardo supplicante, c'è lo sguardo degli innamorati. Basta che si guardano, non c'è bisogno che dicono gli altri, se lo dicono con gli occhi. Che vivo io sotto lo sguardo di Gesù, sotto quello che si vede e sotto quello che non si vede, che possiamo sempre dire la Cristia, e come guardo Gesù. Chiediamo a Maria Santissima che ci può dare grazie, quindi lei che ha costruito sicuramente senza nessun dubbio, sicuramente come le libri preziosissime. Io personalmente sono più propenso a credere a una cosa mia personale, che questo sia il volto della Veronica, che è un gesto molto molto bello, il penultimo miracolo che Gesù ha fatto, per questo miracolo, e l'ultimo miracolo che Gesù ha fatto è ciò che questo volto significa. L'ultimo miracolo che Gesù ha fatto è quello che è stato bello, no? È la redenzione del buon lavoro. I miracoli più importanti non sono neanche questi, è quelli che ciò che questo significa. Questo volto sfigurato ha portato un primo frutto, la conversione del delinquente, ho avuto l'onore di sentirsi aggiungere, poi secondo me sarebbe un paradiso. E questo è quello che il Signore vorrebbe per tutti noi, a condizione che abbiamo un cuore capace di farlo. Siamo dati Gesù.